E cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è martedì 29 maggio 2012 e come vedete sono ancora qua nel chiostro francescano, però i ragazzi, c'è una bellissima ragazza dietro di me, vedete quanto è bella? E sono scappati tutti via perché alle ore 9 c'è stato il terremoto, sono scappati tutti via. Sono giovani, non vogliono morire così giovani, capito? Non vogliono dire che mi avete rubato il futuro. Allora, vediamo un po' qual è la questione di oggi. Napolitano e il web, perché tanti miei cari amici mi hanno informato, e uno si chiama 30 senza lode, si chiama 30 senza lode, l'altro è l'amico Toti 67 e PPA, mi pare, mi hanno informato che il nostro presidente Giorgio Napolitano, dall'alto del Quirinale, ha parlato ai giovani e gli ha detto che il web di per sé non è utile a far politica, sono i partiti che devono fare la politica. Ha detto non è che se passa attraverso il web, povero presidente Giorgio Napolitano, di certo egli non lo sa usare il web. Sì, è anziano, ma non appartiene alla generazione del web, capito? E si tratta della solita frecciata, mi si consenta, contro il Movimento 5 Stelle. È proprio il Movimento 5 Stelle che sta sul web. Il nostro presidente non sa più cosa fare nei confronti del Movimento 5 Stelle. Adesso lo attacca attaccando il web. Ma lo sanno pure i bambini, presidente Giorgio Napolitano, lo sanno pure i bambini. Che anche la scuola, per esempio, non è fine a se stessa, scuola e università non sono fine a se stessi, e sono un mezzo per conseguire un'altra finalità. Qual è la finalità della scuola e dell'università? È quella di introdurre i giovani nel mondo lavorativo e magari anche nel mondo politico, magari. E il web ti dà una marcia in più, anche relativamente al web. E si devono dire le stesse cose che si dicono relativamente alla scuola e all'università. Si tratta di mezzi, non di fini. E anche il web, che lo usa tanto bene Beppe Grillo, e anche i grillini, che sono tutti specialisti, i grillini, mi si scusi, senza offesa, i grillini, cioè coloro che aderiscono al Movimento 5 Stelle, e sono specialisti, sono tutti giovani, quelli del Movimento 5 Stelle, Presidente. E quando lei si rivolge ai giovani, gli dicono non scappate via, fate la politica, sono proprio loro, qui è il Movimento 5 Stelle, Santa Madonna, è tanto semplice. Andiamo, sono proprio loro quelli della generazione che vogliono entrare in politica. Sono tutti quanti diplomati e laureati, gente istruita, e aggiungono all'istruzione, ci aggiungono il web. Ma lo sanno anche le pietre, che il web non li sostituisce i partiti, pure le pietre lo sanno, Presidente, che il web non sostituisce i partiti. Ma il web, come scuola e università, è un potente strumento per entrare poi nei partiti. Presidente, ma non li ha visti che hanno fatto i grillini, tra virgolette, alle ultime elezioni? Santa Madonna, non sono diventati forse sindaci e anche assessori? E se fossero state elezioni politiche, voi sarebbero pure in Parlamento. È vero che sarebbero in Parlamento, Presidente? Andiamo, e diciamolo chiaro e tondo, Presidente, dall'alto dal Quirinale, che è una fortuna che ci sia il Movimento 5 Stelle, perché Beppe Grillo non incita mica i giovani alla violenza. No. Il Movimento 5 Stelle, guidato da Beppe Grillo, esorta i giovani a far politica in maniera civile. Sì, Beppe Grillo dice qualche parolaccia, ma ancora non ha rubato. Invece i partiti non dicono le parolacce, i grandi leader non dicono le parolacce, però insomma hanno una paga molto elevata, e prima ce l'avevano ancora di più la paga elevata, e non si capisce come, perché ciò sia avvenuto. La carta costituzionale che lei deve tutelare non l'ha mica scritto, Presidente, non l'ha mica scritto la carta costituzionale quanto devono essere pagati i politici. Non c'è mica scritto nella carta costituzionale, e la paga i politici se la sono fatta da soli. E sarebbe interessante che la Corte Costituzionale
ci mettesse il naso in questa faccenda e dicesse, d'accordo con questo, ma perché? Ma perché? E i partiti politici hanno fatto una legge sulle loro paghe, perché? È forse compatibile questa legge con la realtà italiana? Parlo del 1948, 49, 50. E se i politici sono i nostri rappresentanti, ci devono rappresentare pure a livello di paga. Presidente, ecco qua, qua gli amici mi hanno mandato gli articoli. Uno è 30 senza lode, pensa un po'. Un articolo, eccolo qua, il Fatto Quotidiano. Napolitano ai giovani, il web non è il luogo delle decisioni politiche. Sì, ma ci porta alle decisioni politiche. E poi, eccolo qua, un altro articolo da quell'altro amico mio, Scotti, eccolo qua. Questo è la Repubblica. È un importante canale, ma non luogo di decisione, ma è luogo per arrivarci alle decisioni. E questa è la stampa odierna, capito? Martedì 29 maggio 2012. Eccolo qua. I partiti sono indispensabili. E poi che c'è scritto? Napolitano, il web non conduce direttamente al luogo delle decisioni politiche. Ma come? È un mezzo, no? Non è un fine, come la scuola e come l'università. Presidente! Presidente! Ma se il Movimento 5 Stelle ha fatto il boom, ha fatto. Il boom elettorale ha fatto, pure se lei non l'ha sentito, Presidente Giorgio Napolitano. E adesso scusi, lei ci continua a girare intorno a questa faccenda, ci continua a girare intorno. Ma basta, 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 Presidente. Ma glielo riconosca il merito al Movimento 5 Stelle, che esorta i politici, che esorta i giovani a far politica in maniera democratica e civile, senza ricorso alle armi. Presidente, io aspetto il momento in cui lei dall'alto del Quirinale dirà: Dio ti benedico, perché abbiamo in Italia il Movimento 5 Stelle, che è un movimento democratico. Va bene, va bene, va bene. Mi raccomando, Presidente, prima che il suo mandato sia terminato, faccia la pace col Movimento 5 Stelle e gli riconosca la grande validità che ha relativamente alle giovani generazioni. Va bene, cari amici, va bene, eccomi qua, sono ancora qua in questo chiostro francescano, ma i ragazzi sono scappati tutti via, perché alle ore 9 qua a Mantova c'è stato un terribile terremoto di provenienza da Parma e da Reggio Emilia. I ragazzi sono scappati tutti fuori, capito? Solo io ci sono rimasto, e qualcuno qua, che adesso se n'è andato pure questo qualcuno. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.